6 vittorie di fila. Terzo posto. Non succede. Non succede. Non succede. Ma se per caso succede. Hai colpo di testa in Italia, Turati! Turati! Parte Osimhen! E trova l'angolo sottile. Questa serie è merda. Signori, siamo là. Ormai mancano 3, 2. Quante giornate possono ormai mancare alla fine del fantacalcio? Perciò è adesso che ci giochiamo tutto. Ditemi come vi è andata l'ultima giornata. Devo sapere cosa vi state giocando. Detto questo, vi ricordo che venerdì saremo ancora live per schierare la formazione insieme, quindi potete chiedermi tutti i vostri dubbi di formazione. Non ci sono margini di errore. Vi devo ricordare una cosa. Chi avevo lo scorso anno? Giroud, record di gol. Mancini, Gatti, che non aveva mai segnato. Nico Gonzalez, quota 10 in campionato. Ma che pensavate? Che gli anni scorsi non aveva fatto la doppia cifra? Perché non ce l'avevo io al fantacalcio? È così, non l'ho preso doppia cifra, classico. Perciò se non volete ammalarvi come me il prossimo anno, scaricatevi già da ora Fantalab, perché vi tornerà comodo quest'estate avere questa applicazione in fase d'asta. Poi ve lo dimenticate durante l'estate e non va bene. Analisi totale su tutte le 20 squadre di Serie A, anche su quelle più approfondite di Parma, Como, la nuova uscente dal playoff di Serie B. Applicazione gratis, iOS Android, che te lo dico a fare, vai. Ma basta con le chiacchiere. Scorso turno. Il fuorigioco di un ginocchio. Eravamo pronti a mettere la testa. Napolitano, spazio per il cross con il destro. Osimhen! Osimhen! Sesta vittoria di fila. Sì ragazzi, l'abbiamo messa. La sesta marcia è stata ingranata. Io non so quante macchine hanno la settima, ma noi oggi dobbiamo provarci. Perciò chi è affronto questo turno? Acim. Porca puttana. Quindi dopo aver subito i clean sheet, anche se 2.5 lo scorso turno, chi dovrò mai affrontare se si chiama Cimmi? Poi palla fuori, Prati col destro, Sportiello. Ovvio. La battuta in porta, Sportiello. Poi Obert, ancora Sportiello. Ma ovvio ragazzi. Stagno verso la porta, Sportiello. E poi il destro traversa, la palla non è entrata. Ma non entra ragazzi, non può entrare. Zappa. Pensa al cross, eccolo dentro! E posa di fatica. Però 6.5, eh? Perché se no. Bene, bene. Pure Romagnoli! Attenzione, comincia a diventare un problema. Rachmani e Olivera che sembrano non capirsi del tutto. Per fortuna Rachmani, tocca dire Danilo con la sinaccia out. Immagino quanto sia stato obbligato a schierarlo perché è super titolare del Napoli. Terzo difensore. Terzo, 6.5, ultimo difensore, avendo lasciato Christiansen in panchina. Era stato accoltellato e che era in pericolo di vita. Pablo Marì. Questa è una coltellata che ho ricevuto lo scorso anno dal Carrefour. Pensa se mi entrava dentro un petto un più 3. Pablo Marì non ha voluto far del male. Per fortuna, centrocampo, se si chiamerà AC Milan. Chukwueze. Oh, e si gode, si è fatto male, Milan Cagliari, titolare, perché non c'è l'Oftus Chic. No, non te ne puoi approfittare, basta, 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 finiamola. Decide di giocarlo, prova a crossare con il sinistro, c'è Ndoye! Il primo gol in campionato di Dan Ndoye. In panchina. Precisiamo in panchina, perché ora va bene che sono il più sfigato del mondo, la difesa più bucata di un Emmental, ma Ndoye no. Torti che pizzica sul secondo palo, Padel! E no, nemmeno Badel, no, perché ho avuto paura. Ma non gli sono entrati, perché aveva... Pairetto indica il dischetto del rigore, calcio di rigore per il Napoli. Guarda la maglia, la rincorsa di Politano, cara portiere del Bologna. Politano, me lo ricordo ancora. Sai, il 13 d'inizio stagione, come Mattia Sule. Bene, 2, perfetto. Arrivano anche Tomori e ciao. Ci trova Renders. Tiziani Renders. Perfetto, perfetto un cazzo da centrocampo. Ne avessi fatti tanti, 3 in tutto l'anno. Ovviamente, come si poteva evitare sto go? Tridente. Con squalificato Piccoli, che se vi ricordate, l'ultima volta che lo beccai ci segnò. Chi c'ha? Il cross arretrato, Noslin di testa. Un altro Tiziani.
Ma che ha preso tutta la famiglia? Insiste Noslin, cerca spazio per il destro, lo prova! Si allunga Milinkovic-Savic. È andata bene, è andata bene. E sapete perché è andata bene? E crossa morbido di Juric! Perché io di lunedì sera avrei potuto avere contro quest'uomo. Per fortuna il Torino ci ha avuto tutti i problemi in difesa, lo ha portato a schierare sicuramente Noslin per quel motivo e non pensava che Juric si ripetesse. E invece di lunedì sera... Nico Gonzalez accelera. C'è vicino Artur, Nico Gonzalez va da solo e prova. Di Gregorio lo aspetta. Di lunedì sera. Lo sposta, lo guarda, lo ubriaca, lo fa cadere. Nico Gonzalez col mancino. Non farmi questo. Cerca in area Anzola, la palla passa. Dove c'è Nico? Nico Gonzalez, che mi sembra contro. Ah, ma lui si chiama Cipila. E quindi? E Okafor cross che arriva, secondo palo, le prende la traversa. Non mi dire Milan Cagliari, ho molta paura. Parte Leao, va in profondità Pulisic, palla deliziosa, Pulisic davanti alla porta, Pulisic. Leao, Leao con due scuffette, Leao lo salta, Raffaele Leao. Ole! 11 e mezzo. Mi dovrei ritenere fortunato perché ha fatto solo 75 e mezzo e non gli è scattato nel bonus un'altra volta. Che gran botta di culo. Io non ne posso più. Non ci si fa a vincere mai di corto muso. Sì, vabbè. Il Cagliari alla ricerca di un risultato storico a San Siro. Milan in crisi. Ah, Milan in crisi, eh. Titoli di coda, 5-1. No, non l'ho messo perché con tutta quella roba contro, onestamente, mi sono rifiutato. Piuttosto, Meret. Zirze, aspetta, Juan Jesus, Zirze, Meret. Si becciuffosa. Quanto è inutile che te nascondi, pigli un gol da tutto l'anno. Meret, ma che cavolo pretendi? La tiene per Odgaard, con il cross. Il primo gol in Serie A Team, e poi Stefan Bosch. Devo fare 50 gol per togliere lo schifo dei portieri. Sempre così difeso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a notte dal caffè. I campioni d'Italia. Si è rotto buongiorno. Se si è rotto buongiorno, ragazzi. A noi non ci rimane più niente. Più niente. Dai. Ragnetti, no, no. Il mio turno arriva subito. Neanche te, Berata, sei un grande, sei fortissimo, ma no. Mi facevi un po' paura con la roba. Porco cane. Ho messo due. Gente, talismano non si fotte. Anche se l'avevo messo primo banchinaggio, adesso essere onesti. Perché titolare? Malik Ciao, autogol. Ho messo quello che quando arriva se ne va da San Siro, cioè praticamente è una disfatta. La curva sud lascia San Siro. Lo capisco, dai, dimmi, ci, autogol, che... Sportiello para, e rimpallo traversa, confusione totale. Vedi come sei caldo, ma stai attento! È un attimo che tu muori, te lo metti in quel posto e poi fai autogol. Dai, vabbè, si può rinunciare a tante cose nella vita, ma una non sei. Non è BBC, è BBC. Andate in campo poi. Breve. Siamo sul centro-destra con Bremer che calcia! Applausi per Gleison Bremer. La Juve non segna gli attaccanti, ci provano i difensori da centrocampo. Magia! Ma tanto, Calafiori. Let him cook! Let him cook now! 5 saltatori più 1, il colpo di testa dei Calafiori! 2-0! La qualificazione alla prossima Champions League. Più 3 di modificatori, Dio benedica il giorno in cui ho preso Riccardo Calafiori. Però sapete che voglio fare? Ora voglio partire dall'attacco, perché scorso turno Osimhen, Krstovic, Scamacca, gol, gol, gol. Prego. Giochiamo a due attaccanti. Chiedetemi una curiosità, sarò ripetitivo, ma Isak se ne ha preso il voto. Bene, bene. Poi si cresce con tempo anche. Quindi se qualcuno si prende un raffreddore, io il tridente non lo posso fare. Molto bene. Partiamo da quello che tanto non avrà mai fatto il terzo gol di fila, Nicola Krstovic. Adesso guido io. La cura, la cura, la cura. Gottis. Pogracic. Pogracic calcia. Fatti, c'è Gotti, può di certo ora farà per gol di fila Krstovic. Se no Gotti sarebbe Guardiola. Piuttosto dicono sia il futuro attaccante della nazionale. Avere un'altra reattività, l'Atalanta in questi inizi. Inversione di rigore, De Ketelaere! Gioca
giocano come se fossero alla PlayStation. Uno spettacolo sei, però cazzo è giusto che c'è da recuperare ancora. Osimhen, forza, facciamo come dice il nostro eroe. Facciamo questa, ma iniziamo la pure tutti su. Osimhen travaglia con la punta delle dita. Si è pure fatto male. Ma vado via da bravo, no. Come cazzo? Centrocampo. Vlasic, Ferguson, non ci sono più. E quindi Zaccagni. Il figlio del player de forte. Messi mattoni, no? Il figlio della Zaccagni e del Zaccagno. Fondamentale per questa squadra, Zaccagni. Povero Zaccagni, primo assist della subita. La scorsa era già 10 in più 10. Jonathan. Questa sera non ti dico no. Problema all'anca, non c'è, non ho messo neanche non è che mi è rimasto molto. Aspetta il momento giusto per andare da Nozis. Dentro da Suslov, cerca il colpo di prima ma non colpisce bene. Suslovino, il fantacalcio è una roba ciclica. Tutti prima o poi faranno un go. Suslov, che allora può andare 1 contro 1. Suslov punta l'uomo. Arriverà il tuo momento, Cristo. Suslov la tiene, va a sostenere forte. Non tirare Milinkovic Savic. No, non arriva. Complimenti, fallì, vai in Serie B. Ah sì. Mi è rimasto questo. Questo si è scolato tutto il gin lemon di Milano. Non c'è più gin, non c'è più vodka. Dopo il 5 e mezzo al Sassuolo, che cavolo devo sperare? Che va col destro Zobber, poi Frattesi. Stai in porta, ma fai in attacco. La media gol di un attaccante, pur giocando poco. Sì, la media gol. Beh, piccoli, ha già fatto troppo. Frattesi cerca e trova Arnautovic. Pareggio. Mancherebbe! Cerca in area Turan, dentro deviazione! Con il ginocchio la mette in porta. Frattesi! Davide! Ma che ha fatto il secondo in classifica? Ma che ha fatto il primo in classifica? Ide che telare! Lucca di testa! Lorenzo Lucca! Nel momento più pesante della stagione! Meno tre! 9 punti disponibili, uno scontro diretto, anzi due, perché li affronto tutti e due. Abbiamo vinto la tutta! Senti, fino alla fine! Allora sì. Grazie a tutti, Gel! Gol!